Ciao e benvenuti anche oggi sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi parliamo ancora una volta della nuova strabiliante S-Cross, ma prima di raccontarvi il video di oggi, se ancora incredibilmente non l'avete fatto, vi volevo ricordare di attivare la campanella del nostro canale e soprattutto di iscrivervi. Questo per due motivi molto molto importanti. Attivare la campanella serve perché appena uscirà un nuovo video della Perugia Motori come quello di oggi, tu, se hai la campanella attiva, sarai il primo a essere avvisato. Iscrivervi al canale invece serve perché quando mi chiamate al numero che vedete sempre in tutti i nostri video e mi chiedi: Sara, me lo fai un preventivo con un prezzo fotonico? Se sei iscritto al canale, per te ci sarà uno sconto incredibile. E ricordati, non importa da dove stai vedendo questo video, perché alla Perugia Motori la consegna è gratuita a domicilio. Consegna gratuita a domicilio mi aiuta a parlare del video di oggi, perché è vero che parleremo di S-Cross, è vero che anche oggi con Andrea e Sergio la proveremo. Ma la proveremo un po' distanti da Perugia, infatti oggi la portiamo a Bologna. Perché? Perché la Perugia Motori la consegna è appunto gratuita a domicilio. Infatti questo video ci aiuta a rispondere a una domanda che spesso mi fate: ma è veramente possibile acquistare una macchina interamente online? La risposta è assolutamente sì. Pensate che ormai quasi l'80% dei contratti della Perugia Motori sono tutti online, proprio grazie a internet. Questa era la mia grande sfida: essere vicina, vicinissima a voi, sempre presenti in ogni istante, veramente lo sottolineo, abbattere le distanze grazie alla comunicazione web. Infatti, per tutti quelli che ci seguono sui social, trovate sempre i nostri riferimenti e vi sottolineiamo che rispondiamo ad ogni ora. Molti di voi conoscono bene le nostre macchine, quindi ci chiamano solo per fare un preventivo. Molti altri imparano a conoscerle tramite social, ci seguono su YouTube, proprio come questo video, magari Instagram, Facebook, anche TikTok, e imparano piano piano non solo a conoscere le macchine, ma anche a conoscere noi, conoscere me, Sara, che sono la titolare, e tutto il mio team, sempre a vostra disposizione. Molti chiamano spesso Sergio il capo officina anche per una piccola curiosità, e questa è la nostra sfida, essere sempre a vostra disposizione. Bene, ma allora come si acquista una macchina online? Molto molto semplice. Invio un messaggio al numero che vedi in tutti i nostri video e mi dici: guarda Sara, ho queste esigenze, mi interesserebbe questa macchina, oppure dammi un consiglio. E lì inizia un rapporto. Un rapporto proprio di effettiva consulenza. Ti mandiamo le foto, ti mandiamo video, videochiamata, configurazione, hai bisogno di un finanziamento, ipotesi di finanziamento, tutto quello di cui hai bisogno in questa concessionaria del futuro online è immediatamente a tua disposizione. Bene, a un certo punto molti di voi scelgono di acquistare la macchina e lì ci sono due strade: venire a ritirarla qui, e tantissimi di voi anche da distanza dicono: voglio venire perché vi voglio conoscere, e c'è una vera e propria festa. Infatti qui vicino vedete una macchina, tra poco la consegneremo, e pensate, vengono i clienti da Bolzano. Molti altri però dicono: guarda Sara, vorrei la consegna gratuita a domicilio, e non c'è alcun problema, parte il nostro team di consegnatori e arriviamo proprio a casa vostra. Oggi partono Andrea, responsabile del nostro canale YouTube, ormai lo conoscete benissimo, e soprattutto Super Sergio, il nostro capo officina. Consegneremo la macchina e vi racconteremo contemporaneamente la storia di Rita, che per caso un giorno trova la Perugia Motori su TikTok e conosce me. Lì inizio un rapporto, ma tutto il resto ve lo faccio raccontare da Rita. Il massimo dell'S-Cross, telecamera 360 gradi, sensore avanti e indietro, ma molto altro ce lo farà vedere dopo Sergio, e soprattutto la vediamo per Bologna, quindi una location del tutto eccezionale. Tutto il resto ve lo raccontano Andrea, Sergio e soprattutto Rita. Siamo pronti, partiamo per una consegna fotonica. Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi, come avete sentito dall'introduzione di Sara, è un video un po' particolare. Un po' particolare perché andiamo a vivere insieme due aspetti veramente molto interessanti. Il primo è quello legato alla consegna a domicilio, che come sapete alla Perugia Motori è sempre gratuita. Come fare a scegliere la consegna a domicilio? Beh, è molto semplice: dopo aver acquistato l'auto basta dire appunto che desiderate questo tipo di servizio. Da quel momento uno dei ragazzi del nostro team dedicato alle consegne a domicilio vi preparerà l'auto e poi ve la porterà fino sotto casa. Una volta arrivato, naturalmente vi spiegherà l'auto proprio come se la ritiraste nell'area consegne della Perugia Motori. Il secondo aspetto è invece legato più alla sfera emozionale, perché andiamo a vivere insieme le sensazioni
di una persona che per la prima volta vede ricevere a casa la sua nuova auto e per la prima volta ci si mette alla guida. Ebbene sì, perché con l'auto che stiamo andando a consegnare e che sta guidando Sergio, perché ovviamente per spiegarla ci vuole Sergio, ci faremo anche un test drive e alla guida ci sarà proprio la nostra cliente, e quindi sarà anche bello vederla impegnata nelle strade a lei più familiari e ascoltare dalle sue parole le sensazioni a caldo nel farle guidando una nuova auto. Il mio viaggio prosegue, perché a me intanto non rimane che raggiungere Sergio e iniziare il test drive con la nostra cliente. A dopo, ciao! Eccoci, come anticipato precedentemente da Andrea, ci siamo e siamo arrivati finalmente a Bologna. Andiamo alla consegna della nostra nuovissima S-Cross. Naturalmente, come vedete, qui a fianco c'è sì la vettura, ma anche Rita e il suo compagno. Eccoci qua, andiamo adesso naturalmente ad informarli delle informazioni basi di come funziona la vettura, e più che mai andremo in test drive a conoscere come guidare al meglio il nostro servizio ibrido, perché la nostra S-Cross è ibrida. Come vedete, siamo alla guida della nostra S-Cross, andiamo a testarla, a vedere come funziona al meglio il nostro sistema ibrido per recuperare l'energia e per consumare di meno. Subito il mio consiglio è questo: folle e lasci il pedale della frizione. Come vedete, la macchina si è spenta, così facendo non sprechiamo energia e non consumiamo. Subito dopo, come scatta il verde, noi pigiamo il pedale della frizione, la vettura già si è riavviata prima e iniziamo a camminare. Un'altra cosa molto comoda che consiglio a tutti è tenere la schermata del sistema ibrido sempre a disposizione, in modo che noi vediamo chi muove la nostra macchina. Ottimo. Mentre noi camminiamo, che siamo così in mezzo al traffico, naturalmente vediamo che un veicolo già è fermo a più o meno 10 metri, andiamo subito a mettere la folle e lasciamo la frizione, perché la macchina sotto i 20 km orari si spenge in automatico e ti permette di fare quei metri solamente in elettrico, quindi ti rimangono tutti i servizi. Sistemi ADAS che, come vi ho fatto vedere già all'esterno, loro lavorano e ci aiutano nella guida, che significa frenata automatica e mantenitore della carreggiata. Il tastino che hai visto non è altro che la telecamera che ci dà l'opportunità di controllare quello che succede intorno alla macchina, naturalmente a veicolo fermo. Andiamo a vedere a 360 gradi chi c'è nei dintorni per facilitarci naturalmente la manovra. Bene. La guida è spettacolare, mi sembra di non guidarla. Cioè, cammina da solo. Stavi massaggiando il volante in realtà. Bene. È anche comoda. Cioè, per seduto. Non so ancora. Però. Sì, ho visto. Sono andato avanti. Che cosa ne pensi di questa tua nuova S-Cross? Che è assolutamente tutto vero, è tutto reale, tutto quello che mi è stato detto e tutto quello che ho soltanto fino ad oggi immaginato è tutto realtà, è fotonica. Come ci hai conosciuto? Qual è stata la tua esperienza di acquisto? Allora, vi ho conosciuto tramite TikTok, perché continuavano ad apparirmi questi video appunto di queste vostre esperienze, e da lì ho detto vabbè, ci provo, si vede che la mia macchina deve essere una Suzuki ed eccomi qua. E quindi hai sentito Sara? Assolutamente sì, ho sentito Sara, le ho scritto subito dal numero che c'era appunto che appariva nel video, e lei mi ha risposto dopo un secondo. È stato bello anche quello, il fatto che
Comunque sia, lei mi abbia risposto immediatamente ed è stata gentilissima e carinissima da subito. Tanto che io stessa mi sono aperta con lei a mandarle le foto dei miei cani, insomma a parlarle un pochino di noi, di come siamo come famiglia, e lei gli si è visto il cuore tramite i messaggi. Quindi più di questo non posso dirti. E quindi oggi hai la tua nuova macchina, quale sarà il tuo primo viaggio? Io spero di andare a trovarla Sara, sinceramente. Spero di andarle a stringere la mano, anche perché era quello il desiderio fin da subito. Cioè io speravo di poterla conoscere per stringerle la mano, ma appena si potrà sarà quello che farò. Siamo tornati alla base. Il video di oggi in realtà io lo volevo concludere con le parole di Rita. Cosa aggiungere dopo tutto quello che ha detto? Veramente io sono rimasta senza parole. Incontrare persone così rende questo lavoro meraviglioso. Se no le macchine sarebbero solo pezzi di ferro. Invece proprio avere la straordinaria opportunità di incontrare persone così che rende questo lavoro, lo dico con fierezza, il lavoro più bello del mondo. Ormai lo sapete, alla fine dei nostri video YouTube vi chiedo sempre dei commenti per capire qual è il prossimo video che vi piacerebbe. Oggi vi chiedo commenti diversi. Chi di voi ha acquistato la macchina online alla Perugia Motori? Continua la domanda di prima, è possibile acquistare una macchina online? Allora, uno, due, mille commenti di tutti quelli che hanno acquistato una macchina online, che magari raccontando un'esperienza possono aiutare chi ancora ci sta pensando, o magari commenti di chi sta pensando di acquistare una macchina online alla Perugia Motori. Qual è il colore preferito della vostra S-Cross? Allora commentate, 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 perché ormai lo sapete, il prossimo video alla Perugia Motori lo scegliete voi.